Parla con quel tizio. Ma dai! Oh. Quei mostri neri sono terrificanti. Presto troviamo l'uscita. Ma con chi. Con chi. Cioè, lui lo sa che sta parlando con me o parla da solo? Ma è facile per te che ti smaterializzi. Di qua, c'è tanto. Dai, ti aspetto, perciò cerca di raggiungermi in fretta. Sì, ma sei proprio un infame, eh. Anche perché io senza di te non posso aggrapparmi alle cose. Forse. Ecco, sono stupido. Aiuto! 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 Ah. Ok. Cuori. Ah no, posso aggrapparmi comunque, va bene. Allora non mi servi. Cioè sì, mi servi perché sono stupido, maledizione. Contro i muri vado. Oh, cassa. Per una rupia? No, worth it. Va bene. Troppa gente qua. Troppa. Dimmi come passo di là. Ah, qua sotto. Devo andare lì sotto io. Il fatto è, come faccio ad andare lì sotto? Tirando quell'acqua. Giusto? Aggrappati. Qua c'è qualcosa? Togliti. Ma non mi danno niente sti cosi? Allora io tirando questa. Opa là. Sgancio l'acqua. Ok, si prosciuga. In questo modo io posso andare là sottoterra. Ottimo. Prima fammi prendere questa cosa. Grazie. Qui c'è il tizio che ha paura. Cosa sono quei mostri? Non avevo mai visto nulla del genere. Non lo so neanch'io sinceramente, guarda. Non me lo chiedere. Non ne so niente. Aiuto. 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 Permesso. Neanche entrare lì. C'è gente, c'è gente. Togliti. Permesso, via. Ciao amico. Sei salvo. Ma c'è qua? C'è qualcosa. Ah, rupie. Io mi ricordo anche sta roba dello scavo adesso. Oh, dai, io non sono altro che un umile soldato, vi supplico, salvatemi da quei mostri neri. Ah! Ok, ti ho salvato. Sì, ci sono ste zone in cui puoi scavare robe. Qua c'è un cuore, immaginavo. Rupie e cuore. Ci sono zone in cui puoi scavare. Quel giro infinito deve averti stancato parecchio. Poi mi sali sulla schiena. A proposito, sta usando il tuo istinto. Sì, sì. A quanto pare le anime che sono qui sono tutti soldati. E insomma, hai capito dove diamine siamo? No? Vuoi scappare? Forza, allora si parte. Ho capito, non ho capito dove siamo. Cioè, mi sembra una prigione di qualcosa. Però, sinceramente non mi ricordo come sono collegati i mondi. Grande. Ehi, ma che diamine stai facendo? Non lo so. Non lo sto chiedendo da mezz'ora. Devo agganciarmi da qualche parte. Chiedo aiuto. Ah, non c'è niente da fare. Io ti mostro su quale appoggi saltare. Ma tu tienimi d'occhio con Z e poi salta con A. Ah, ok, ma vola. Ah, ma è facile così. Cioè, è facile quando c'hai il tizio che ti fa saltare. Ok. Sì, sono tipo dei quick time event. Qua però non mi ricordo. Allora lì c'è. Scusa, lì c'era la corda. No, tirati su. Scusa, là sotto c'era la corda per quale motivo? No, funambolo dopo. Vai giù. Ok. Qui sta corda. Oh oh, mi sa che si sta guardando indietro per qualche motivo. Via. Forse ci insegue qualcuno sulla corda. No? Niente. Ma non c'è un cacchio qui. Bene. Tutto per 5 rupie erano. Aiutami tu.
C'erano 5 rupie lì? Ottimo. Non l'ho preso forse. Vabbè. Funambolo. Mi ricordo anche sti cosi da funambolo. Cosa ho fatto? Come mi sono salvato? Perché faccio ste cose? Perché faccio ste cose? Piano. Calmo. Non c'è fretta. Non c'è fretta. Ok. Ci siamo? Si sta buggando tutto il gioco. Questo è un problema dell'emulatore, purtroppo. È una cosa che non vorrei succedesse. Però, purtroppo, dove sto andando, se mi facessi guardare dritto, ha ucciso tutti. Vabbè. Purtroppo l'emulatore va in base anche al computer che avete. Quindi se avete un computer buono, è un conto. Se non l'avete buono, è un altro conto. Io purtroppo c'ho il computer che in questi giorni mi lagga un sacco. Hai capito dove siamo ormai, vero? No. Se sali lo capirai. Allora saliamo. Tanto qua fa da solo. Questa è una cosa positiva. Cioè è facile. Salta da solo. Basta premere A. Non devi neanche indirizzarlo. Ok, allora questo a me sembra il castello di Hyrule. In teoria. Poi non so, cioè, non so se in un qualche modo, forse il mondo del crepuscolo è collegato. Ce l'abbiamo fatto a riuscire finalmente. Oh, guarda il cielo, anche oggi è così bella questa aura oscura del crepuscolo. Avrai capito? Ormai avrei capito dove siamo, vero? Come no? C'è qualcuno che voglio farti conoscere, vieni con me, fin sopra quella torre. Sì, allora, siamo al coso di Hyrule. E fin qua... Ok. Il fatto è... Come sono collegati i mondi? Cioè, nel senso, il mondo del crepuscolo è parallelo al mondo normale? Nel senso che dove sta uno sta anche l'altro nel mondo, oppure un altro a caso, boh. Non immaginavo che ci fossero le anime anche qui. Non lo trovi strana questa storia delle anime? Le anime si accorgono della nostra della presenza di quei mostri, ma non si accorgono della tua. Se non ci credi, sarò con i tuoi occhi. Metti alla prova il tuo eccezionale istinto. Ok, sì, adesso è tutto il tutorial per far vedere come si fa. Maledizione, ma cos'è quel volatile mostruoso? Cosa diamine sta succedendo? Oh, poverino, il povero castello di Hyrule. Ok, ce l'ha detto lui, a posto. Non sono loro che volevo farti incontrare. Forse raggiungiamo in fretta quella torre. Aspetta, con calma. No, cosa non capisci del spingi? Su. Piano. Piano piano. Ok. Ce la fai? Che cane rimbambito? Ma io lo so già che ci moriamo un sacco di volte qua. Ma lo so già, cioè proprio lo so a prescindere di cosa andremo a incontrare, io muoio. Guarda sto coso. Ma togli. L'ho detto 6 secondi fa? Penso di sì. Allora, troviamo un punto di incontro per questa battaglia, per favore, grazie, no? Perché mi sembra non so neanche cosa dire. Stupido piccione. Vabbè, facile per te che voli, Dov'è la mele ali? Maledetto schifoso. Morto? È morto. Toh! Infame. Oddio. Mo cado. Allora, posso dire una cosa. È ingestibile. È ingestibile sto coso qua. Aiuto. No, quello se mi attacca muoio, è inutile dirlo. Ehi. Non si capisce niente. Non di nuovo. Stupido, ma muori? Ma che cacchio? Che palle. Sì, dai, manca ancora un pochino. Dai, muoviamoci, su.
E qua voglio andare, voglio uscire da sto posto, non mi piace a me. Modo crepuscolo non mi piace, mi è brutto. Ci sono i nemici troppo brutti qui. Andiamocene. Chi è che mi vuole fare incontrare poi? Che non mi ricordo più. Boh. Non me lo ricordo, davvero. Cioè io da qua non me lo ricordo più. Mi ricordo a tratti, ovviamente, come al solito. Però non mi ricordo più come si fa. Dove si va? Chi incontriamo? Dove lo incontriamo? Perché lo incontriamo? Ma cacchio funziona sto gioco? Oh, dammi dei cuori. Grazie, mio quelli. Permesso. È Zelda. Chi è? Chi è? È Zelda. Midna? Midna è lei. Ti ricordi di me? Allora questa è la persona che cercavi. Forse sì, forse no, chissà. Uff. Ti avevano catturato, vero? E lei dovrebbe essere Zelda. Mi dispiace. Sembra che lui non sappia cosa sia successo qui. E perché intanto non gli spieghi quello che sei riuscita a fare tu? Principessa del crepuscolo? Sì, dovrebbe essere... Lei è Zelda. Infatti, Twilight Princess. Ascoltami bene. Questo è il regno di Hyrule, il regno in cui ha assopito il potere della divinità. Tuttavia questo regno è stato trasformato. È stato mutato dal re del tenebre in una terra delle ombre. In una terra dell'ombra. Quindi il re... Ok. Ma dovrebbero essere separati due cose. Ovviamente la Triforza. Perché quegli scudi c'hanno le gambe? Vabbè. Non c'è un minimo di senso. Sono gli scudi con le gambe. Tac. Permesso, buongiorno, buonasera. Grande, questo sì che è un esercito forte. Lei senza preoccupazioni. Mi arrendo. Grazie per essere venuti. Grande. Grande lui. Spettacolo. Lui è bellissimo. Adesso non vi dico chi è, anche se lo sapete già. Puoi scegliere. Ti arrendi o preferisci morire? Mi arrendo? Subito. Fallo per il regno di Hyrule. Scegli la vita o la morte. Mi arrendo. Anche perché tanto non potevamo fare niente, cioè. Penso che... Allora io mi immagino sempre quelli che dicono piuttosto alla morte. Non ha senso. Non ha un minimo di senso. Per nulla. Perché comunque la morte t'ammazzano e poi prendono comunque quello che vogliono. Cosa ci hai guadagnato? Niente. Ci hai perso la vita. Se invece dici magari mi arrendo, c'è sempre il caso che poi magari un giorno, non si sa quando, ti prendi la tua vendetta, insomma, in un qualche modo, speri ovviamente. Poi vabbè, sempre un gioco. L'aura oscura del crepuscolo ha avvolto Hyrule e le persone private della loro luce sono diventate anime. E ancora adesso non capiamo il motivo per cui siamo divenuti anime. E conduciamo un'esistenza del terrore nei confronti delle creature delle tenebre. Quindi sì, abbiamo paura delle tenebre, ok. E il fatto è, come è successo tutto questo in 30 secondi che ci hanno rapito? Non lo so.
Io sono Zelda. Ok, immaginavo. Wow! C'hai i capelli! La principessa di questo regno. Non fare quella faccia triste. Se mi ricordo c'è sempre una lotta tra loro due. Per noi non è poi tanto male vivere al buio. Che importa se il mondo delle luci è stato mutato in mondo dell'ombra? Midna, le creature delle tenebre ti cercano e vogliono catturarti. Perché? Secondo te perché? Non lo so. Non c'è tempo, fra poco arriveranno le guardie. Uff, uff. Presto, allontanatevi di qua. Che guardie arrivano? Ci sono solo quei nemici brutti, no? Tanto. In teoria. Ma il fatto è, se noi possiamo evadere, perché non può evadere anche lei? Questo che mi chiedo. Cioè, come. Teoricamente sono due mondi separati. Calmo. Ok, arriva qualcuno. Sono già qui, che rompiscatole. Teoricamente sono due mondi separati. Paralleli. Quindi praticamente coincide l'uno con l'altro. Però non. Cioè, non ho capito. Tipo adesso noi potevamo portarcela via, te la mettevi sulle spalle. Noi possiamo tornare nel nostro mondo. Hai capito dove siamo e cosa è successo? Te l'ho promesso, perciò ti farò tornare al posto di prima. Ma tu sei sicuro di volerci tornare? Non hai dimenticato niente di importante? Tipo la principessa? Cosa fa? Ah, li vuoi aiutare? Allora ti posso dare una mano. Ma dovrai essere il mio servitore e obbedirmi senza battere ciglio. Perché non torniamo indietro? Ti concedo di pensarci con calma. Ah no, ci ho già pensato. Cosa è successo? Chi è stato a fare chi? È quello che mi chiedo. Perché se puoi farlo con me, infatti, penso. Adesso atterriamo lì. Se puoi farlo con me, perché non puoi farlo anche con lei? Ce lo spiega questo? Stavo quasi per dimenticare. Anche se sei tornato dalle terre dell'ombra, non puoi riprendere le tue sembianze di prima. Chissà perché. Ah. Ah, ok. Quindi non funziona come ho detto io prima. Che tipo in un mondo sta in un modo e in un altro sta in un altro. No, anche perché. Sì, no, niente, ho detto una cacata. Ciao, ciao. Comunque, teoricamente possiamo. Più avanti potremo trasformarci quando vogliamo. Credo. Non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo per niente. Che adesso siamo un cane. Allora, che pensi di fare adesso? Non lo so. Fammi andare avanti, fammi fare qualcosa. Pensavi che ti avessi abbandonato? Te lo ripeto ancora una volta. Le terre dell'ombra si trovano dall'altra parte del ponte. Perciò, proprio come quando i mostri ti hanno risucchiato, per perseguire di là hai bisogno della mia collaborazione. In parole povere, ti conviene fare tutto ciò che ti dico. Poi il resto dipende da te. Non mi posso fidare solo delle tue parole. Ciò che voglio adesso sono una spada e uno scudo che mi vadano a genio. A caso. Sono stata chiara? E allora se non ti muovi le terre dell'ombra diventeranno sempre più vaste. Svelto, in marcia. Ok, allora no, forse ho capito. Ho capito più o meno come funziona. Cos'è che ha detto? Le terre dell'ombra sono dall'altra parte? Va bene, comunque, allora, bene o male abbiamo capito un pelo come si svolge il gioco. Ci sono due mondi paralleli che in teoria si stanno tipo combattendo, cioè nel senso c'è il mondo del crepuscolo che sta avanzando e sta risucchiando il mondo normale, il nostro mondo. Non si è capito bene in realtà quale sia lo scopo per adesso del tutto, però pian piano andando avanti col gioco si scopriranno sempre più cose, ovviamente. Adesso siamo ancora all'inizio. Questo gioco, ragazzi, vi ricordo che è molto incentrato sulla trama, quindi concentratevi bene,
Io mi devo concentrare bene perché se no non ci capisco niente. Comunque, ragazzi, possiamo terminare qua l'episodio. Gli episodi, dato che sono qua dall'ora 10. Noi ci vediamo alla prossima parte, sempre su Zelda Twilight Princess. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.